Oltre 400 medici provenienti da tutta Italia hanno preso parte al 18° convegno biennale del gruppo di studio di dialisi peritoneale della Società Italiana di Nefrologia. Abbiamo avuto un record di partecipazione per confrontarci con gli altri anche paesi europei. Abbiamo invitato due medici, due nefrologi londinesi, uno di Coventry, Londra, e uno di Bruxelles, che hanno portato la loro testimonianza, e quindi dal livello scientifico è stato molto alto di questa manifestazione. Nel corso dei lavori sono stati resi noti i risultati del quinto censimento della dialisi peritoneale, con l'annuncio della nuova terapia che consente ai pazienti di poter essere trattati nel proprio domicilio piuttosto che recarsi 3 volte alla settimana in ospedale per l'emodialisi. Abbiamo avuto ospiti da tutta Italia per discutere di tanti argomenti, anche dei dati del nuovo censimento nazionale delle strutture di dialisi peritoneale, che dimostra come questa tipo di trattamento, che è facile, che si fa a casa, quindi agevole ai pazienti e non devono andare 3 volte alla settimana all'ospedale, è avuto una crescita notevole negli ultimi 2 anni, con un aumento dell'incidenza del 15%, e è dimostrazione della qualità della nefrologia italiana. Anche il tasso di peritoniti, di complicanze, è molto sceso. Un traguardo importante, visto che solo in Italia circa 39.000 persone soffrono di malattie croniche del rene. Il 94,7% dei pazienti è attualmente in emodialisi.